Il segretario di Stato del governo ungherese Zoltán Kovács se la prende, attacca il governo del nostro Visconte, perché dice in sostanza ribalta la politica di Salvini al Viminale ed è un governo di sinistra a favore dell'immigrazione, soprattutto quella illegale, clandestina. Prima aveva parlato così Orban alla festa a Roma Atreju 2019 di Fratelli d'Italia, dove era uno degli invitati d'onore, accolto da applausi e cori da stadio, aveva detto le stesse cose e Di Maio aveva risposto piccato che non si deve intromettere negli affari dello Stato italiano e che è bello per lui fare il sovranista con i porti degli altri. Però adesso parla dall'Ungheria, il loro portavoce, il loro ministro, e mette appunto nel mirino il governo di 5 Stelle, Partito Democratico e anche quello di Renzi, dobbiamo dire adesso, Movimento 5 Stelle, PD e Italia Viva di Matteo Renzi. Quindi un attacco abbastanza duro, quello del segretario di Stato ungherese Zoltán Kovács, che anche per le comunicazioni e relazioni internazionali è portavoce proprio del gabinetto di Viktor Orban e dice la politica del nuovo governo italiano è esattamente opposta a quella perseguita dall'ex ministro dell'interno Matteo Salvini ed è anche diametralmente opposta alla posizione ungherese. Questo però non sorprende dato che l'Italia ha un governo di sinistra a favore della migrazione. Mentre quello ungherese rifiuterà la pressione di qualsiasi paese europeo che spinga l'Ungheria a consentire che gli immigrati clandestini attraversino i suoi confini. Voi sapete che con quell'accordo farsa di Malta, con quella finta redistribuzione dove Conte si promette di far sbarcare tutti i migranti di tutte le ONG che si presentano davanti alle nostre coste, dove voi sapete che il 97%, 95-97% sono illegali, quelli che chiamano migranti economici, quelli che cercano di entrare illegalmente in Italia e facendoli sbarcare dobbiamo tenerceli perché voi sapete che i rimpatri sono difficilissimi. Quindi Orban dice praticamente che non permetterà mai che ci sia una redistribuzione automatica dove gli vogliano dare automaticamente una percentuale di illegali. Lui dice: ma perché dovremmo accettare degli illegali? Gli illegali non dovrebbero neanche arrivare in Italia. È l'unica politica era quella di Salvini, perché quello che sta facendo Conte praticamente è una balla. Sta dicendo una balla agli italiani in modo che gli credano che lui ha risolto il problema, ma non lo ha risolto, lo ha peggiorato perché ha detto non hanno cancellato il decreto sicurezza bis, ma facendo così, prendendo Conte questa specie di accordo con i paesi, dicendo io faccio sbarcare tutti, tutti praticamente, vuol dire che non può più essere applicato il decreto sicurezza bis dal ministro dell'interno Lamorgese, anche se lo volesse fare. Voi sapete che il decreto sicurezza bis è dormiente, deve essere attivato. Se il ministro Lamorgese non dice fermate quella ONG, non può entrare, il decreto sicurezza bis non si attiva, cioè non è funzionante, è dormiente, non si confisca la nave, non si paga la multa da 1 milione, non c'è il divieto d'ingresso se il ministro dell'Interno, a sua discrezionalità, dice fermate, consegnate a quella nave il divieto di ingresso. Quindi Conte, che non poteva cancellarlo perché era stato firmato anche dal Movimento 5 Stelle e da Luigi Di Maio, che cosa ha fatto? Ha fatto questa bozza di accordo farsa dove lui si compromette a far scendere tutti i migranti, però dall'altra parte quei tre paesi volontari, volontari tra virgolette, si compromettono a fare che cosa? A prendere chi il 20%, chi il 10% dei migranti che richiedono asilo, che sono circa il 3% in una nave, 4% su una nave. Capite che ad esempio, se la Francia prende, la Germania prende il 20% di tre persone che sono su una nave da 100, immaginiamo, vuol dire che non arriverebbe neanche a prenderne uno. Però quell'uno, quando loro vengono in Italia poi per vedere se realmente è un richiedente asilo,
Se non è un richiedente asilo, lo lasciano in Italia. Cioè, no, questo è un illegale, non è un richiedente asilo, rimane in Italia. Quindi la redistribuzione è una farsa e Conte si è impegnato a farli scendere tutti. È proprio per questo che il presidente dell'Ungheria Orban ha detto alla Commissione europea: non ci pensate proprio. E la Commissione europea ha ribadito: attenzione, quello è un accordo volontario. Se altri vorranno aggiungersi sono volontari, l'accordo ha scadenza a 6 mesi e se i flussi migratori dovessero aumentare si sospenderebbe immediatamente quell'accordo, quindi è un accordo realmente farsa, però Orban con l'Ungheria non vuole aderire neanche ad un accordo farsa, nel senso che secondo lui nessun clandestino deve entrare in Europa, ma è anche giusto. Clandestino vuol dire illegale, illegale vuol dire che stai violando la legge e se stai violando la legge non puoi entrare in Europa. È anche perché un'Europa senza confini dove tutti possono entrare è ridicolo anche solo a pensarlo, perché gli stati esistono perché ci sono i confini. Se non ci fossero i confini non esisterebbe lo Stato, non esisterebbe il comune, il municipio, la polizia, la guardia di finanza, le leggi, le tasse, sarebbe totalmente totale anarchia. Quindi non è una cosa che è utopica, ma è utopica che sarebbe comunque, nel caso si potesse realizzare per qualunque strano motivo, sarebbe la fine della società civile mondiale. Insomma, il portavoce di Orban, Kovacs, ribadisce appunto quello detto, come dicevamo, da Orban in occasione della sua partecipazione alla festa di Atreju, ospite di Giorgia Meloni, il capo politico di Fratelli d'Italia, che organizza questa festa da ben 22 anni. Questa era la 22esima edizione, una festa diciamo trasversale dove gli ospiti sono non solo di centrodestra, ma sono ospiti politici di tutti i partiti, ma anche ospiti che arrivano dall'estero, dove ci sono giornalisti anche di peso, Nicola Porro, c'è anche i giornalisti della RAI che intervistano questo e quel politico. Ma l'Ungheria dice di essere pronta e ben disposta ad aiutare l'Italia nella protezione dei confini, perfino a riportare i profughi da dove provengono. Ma Budapest non firmerà mai il patto di Malta sulla redistribuzione dei migranti, che sa di una beffa non per l'Ungheria, una beffa per l'Italia. E attenzione. Lo capiscono tutti, lo capiscono all'estero, lo capisce Conte che fa finta di non capirlo, lo sa perfettamente Di Maio, lo sa perfettamente Zingaretti, lo sappiamo tutti. C'è comunque sia una piccola parte, discreta parte di italiani che pensa realmente che Conte abbia fatto una cosa storica, abbia trovato una soluzione che Salvini non riusciva a trovare, ma probabilmente chi pensa così non è che lo pensa veramente, ma offuscati dall'odio, dalla rabbia, dal rancore verso Salvini, vogliono fortemente credere, si autoconvincono che Conte, il loro supereroe, abbia trovato veramente una soluzione che Salvini e lo stesso Conte, lo stesso, perché Conte 1, Conte 2 è sempre la stessa cosa, che lo stesso Conte non ci aveva pensato prima dell'8 agosto, ma dopo l'8 agosto come Lino Banfi ha fatto, oh, ho avuto un'idea, no? Una genialata, no, non c'è nessuna genialata, è un'enorme presa in giro agli italiani e un Conte così è assolutamente irriconoscibile. Come chiede fermezza alle ONG, noi saremo fermi nel chiedere il rispetto delle nostre leggi? Ma non c'è bisogno che rispettino le leggi perché tu li fai comunque approdare tutti, tutti, come quelli della Ocean Viking che sono 182 o 187. La Germania ha detto: io ne prendo 50, a me 20, non 50%, ma dammene 50. Non vi sembra strano i 50? Come funziona? Parliamo solo dei 50 che prende la Germania, poi verrebbero tutti redistribuiti. La Germania entro un mese deve venire in Italia. Dicevamo che entro un mese la Germania deve venire a prendere i 50. Come cosa succede? Questo è realisticamente quello che succede, che è già successo. Vengono, siamo qua per i 50. Allora, noi prendiamo, come voi sapete, solo i richiedenti asilo perché scappano da una guerra o da persecuzioni politiche. Non prendiamo, come voi sapete, migranti illegali, economici, chiamateli come volete, clandestini, illegali, economici.
Bene, l'Italia dice, beh, su 182 ce n'erano solo 8, 15 richiedenti asilo, però guarda, 5 li ha già presi la Francia, ne rimangono 10, però 2 l'ha presi l'ILE, ne rimangono 8. Va bene, vediamo se realmente sono richiedenti asilo, controllano, fanno interviste, controllano veramente che lo status di richiedente asilo sia stato dato realmente e non una farsa per farli mandare via. E poi ne portano via 8. E tu dici, ma ne avevano presi, dovevano prendere 50? Ce n'erano solo 8, quindi non è che possono prendere gli illegali e vanno via. E di quei 182 o 187, la maggior parte, quasi tutti, rimangono in Italia. E questo andrebbe a riproporsi all'infinito, cioè all'infinito, per 6 mesi con questa sorta di patto. Poi finisce, dovrebbe esserci una revisione del Trattato di Dublino che nessuno mai farà, perché, come diceva Orban, nessuno Stato si fa autotruffare come ha fatto l'Italia, si dà il bidone da solo l'Italia, nessuno Stato accetta una redistribuzione automatica di clandestini. Forse ci sarà magari una cordata di qualche paese volenteroso che accetterà, possiamo dire, come una percentuale però di richiedenti asilo, che praticamente sono quasi nessuno, gliene arriva uno ogni tanto, perché se tu prendi il 5% di solo quelli che arrivano con le ONG, che sono il 10%, di quel 10% prendi solo il 5% del 3% che sono richiedenti asilo, vuol dire praticamente quasi mai prenderesti nessuno, però fai la bella figura di essere tra i paesi volenterosi, quei paesi che stanno aiutando i paesi di prima fila, Italia e Malta, ma è un aiuto, diciamo, assolutamente e meramente simbolico, non c'è un vero aiuto, mandami 50, perché all'inizio Germania e Francia avevano detto, e vabbè, mandatemi, io prendo il 25%, diceva la Francia, la Germania diceva, io prendo il 25%, dice, cavolo, prendono il 50% di tutti quelli che arrivano nel Mediterraneo, non è vero, non è vero, non è vero. Loro prenderebbero il 25% dei richiedenti asilo, di quelli che arrivano solo con le ONG, che è una percentuale minima, altro che il 25% di tutti quelli che arrivano. Comunque, vedremo come prosegue questa farsa. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.